Ciao amici, oggi volevo fare una promozione, però non ci prendo una lira, state tranquilli, è solo una cosa mia spontanea per dare una mano, per quello che posso, cioè non molto, ma ognuno fa quello che può. Per un zombie survival camp, scusatemi se ogni tanto andrò a leggere perché devo leggere la locandina con informazioni che mi hanno spedito tramite email. Ha già fatto un video a proposito il cacciatore di zombie Andrea Giusto, che è, diciamo, il primo in assoluto nella comunità italiana di YouTube ad aver contribuito ad introdurre le tematiche della sopravvivenza legate ovviamente alla metafora zombesca. E lui parteciperà a questo camp organizzato dagli amici di... Voi lo trovate comunque su Facebook, che si chiama Outbreak Magazine come rivista, e credo che sia gestito dall'utente Eaposaia, che anche su YouTube ha fatto dei video interessanti pure lui. E dagli amici del blog di I Love Zombie, che in pratica è un sito dove le persone possono inserire i propri racconti brevi, a volte anche a puntate, e vengono pubblicate lì, insomma. Le potete trovare, ce ne sono alcune di qualità, ve lo garantisco. Poi dopo ovviamente va a gusti. Il camping si terrà, un attimo che voglio essere preciso, in provincia dell'Aquila. Questa iniziativa si svolgerà a Bugnara, in provincia dell'Aquila, e si svolgerà in 2 giorni, il 16 e 17 maggio, inizierà alle 10:30 del 16 maggio. Ci saranno appunto tutti l'Outbreak Channel, I Love Zombie, il cacciatore di zombie Andrea Giusto, ci sarà anche la radio M2O che realizzerà un servizio radiofonico, quindi insomma sembra una cosa interessante. Ci sarà uno sponsor tecnico, un birrificio, quindi chi è che ama la birra. Potete poi trovare dopo tutto direttamente sul gruppo Facebook Outbreak Magazine. Si tratta di un campeggio di sopravvivenza in cui ci sarà anche la tematica zombie con dei figuranti. Si dormirà all'aperto, se ho ben capito, perché bisognerà portare tutta una serie di equipaggiamento che non verrà fornito ed è necessario. Io ad esempio vi leggo la mail: sacco a pelo, scarpe d'abbigliamento comodi per l'attività in montagna, materiale di surplus militare consigliato, cambio di biancheria con almeno 2 paia di calze, felpa, poncho, giacca impermeabile con cappuccio, foulard o fazzoletto, materiale facoltativo consigliato, coltellino multiuso, acciarino, fischietto per segnalazioni, cappellino, coperta termica, borraccia. Durante il campo sarà possibile acquistare poi dei kit di sopravvivenza appositamente selezionati di diverse fasce di prezzo che conterranno il necessario per avere il massimo a disposizione per affrontare la vita all'aria aperta in modalità survival. Poi c'è una lista in cui vengono mostrati questi kit, qui ce ne sono di due tipi, con alcune dotazioni, razioni di 2400 calorie, garantita per 5 anni, acqua d'emergenza, anche questa garantita per 5 anni, il cilume, coperta termica, poncho, fischietto, The Walking Dead Kit Survival Patch,
che credo sia semplicemente un adesivo, niente di... Poi un kit più economico, 8 confezioni razionate di acqua, 2 coperte di sopravvivenza, luce di flash, sempre il cilume, fiammiferi, acciarino, maschera per la polvere, coltellino multiuso, torcia e varie cose, insomma, dopo ve le andate a vedere con più calma se volete. E mi sembra una cosa interessante, costa 100 euro la partecipazione, io spero di riuscire a partecipare, anche se non lo so, al massimo dei partecipanti sono 30, se non sbaglio, spero di riuscire a racimolare la somma, ma non ci credo molto, visto se ce la faccio a partecipare, ovviamente realizzerò video. Realizzerò interviste agli altri cacciatori di zombie, ad Andrea Giusto in modo particolare, ma tutti gli altri che insomma parteciperanno. Da quello che ho capito, poi oltre a questa insomma questo campeggio all'aria aperta, si organizzeranno anche delle scene, diciamo così, di strategia, di tattica con armi da soft air. Come vedete, è richiesto abbigliamento del surplus militare o perlomeno consigliato. Quindi immagino che ci saranno dei figuranti. Quindi immagino che verrà una cosa molto, molto carina, sia ovviamente per chi partecipa, ma forse anche penso per chi poi metterà sul video. Insomma, si potrà vedere anche chi non ha partecipato. Io sicuramente guarderò se non potrò partecipare perché sono molto curioso di vedere che cosa ne uscirà fuori. E quindi, se volete, vi lascio il collegamento qui sotto del canale su Facebook. Questo è, chiedete informazioni direttamente a loro e sicuramente vi manderanno al più presto le locandine con tutte le informazioni necessarie.